Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura l'emergenza sanitaria, sono tre i positivi al Covid-19 rientrati da Malta ed evidenziati dai test rapidi effettuati direttamente presso l'aeroporto di Pescara. Intanto l'indice RT, l'indice di trasmissibilità del virus nella nostra regione, raggiunge quota 1,33. Stefano Recanati. Primi tre casi di positività sono stati registrati tra le persone in coda all'aeroporto d'Abruzzo per il controllo obbligatorio del Covid-19 al ritorno dalle vacanze da Malta, Romania e Spagna. Lo scalo abruzzese, infatti, nei giorni scorsi, in accordo con il commissario Covid e il commissario di protezione civile, aveva attivato un controllo speciale per i passeggeri di rientro dall'estero. Già nella giornata di ieri, un centinaio di persone arrivate da Malta hanno potuto eseguire i test grazie alla task force della regione Abruzzo con il personale della ASL di Pescara e Chieti. I controlli hanno evidenziato tre casi di positività tra i passeggeri provenienti da Malta, uno degli stati a maggior rischio contagio nelle ultime ore, mentre nessun caso è stato evidenziato tra i viaggiatori provenienti da Bucarest e Girona. Adesso le tre persone positive sono state sottoposte a quarantena obbligatoria. Un giovane di Pescara di ritorno da Malta è il primo passeggero positivo al Covid-19 nell'aeroporto di Fiumicino. Il ragazzo pescarese era rientrato in patria con un volo operato dalla compagnia irlandese Ryanair. A farlo sapere è l'unità di crisi Covid-19 della regione Lazio. Ora la sfida della regione Abruzzo, anche a fronte dello stop delle discoteche e dell'obbligo della mascherina anche all'aperto dove non è possibile rispettare il distanziamento, è quella di abbassare l'indice virale, visto che nelle ultime ore la nostra regione è schizzata al secondo posto, dietro solo alla Sicilia, per numero di contagi. Infatti l'indice ora si attesta a 1,33 contro l'1,41 della Sicilia. E proprio dalla Sicilia oggi sono previsti due voli con destinazione Pescara. L'RT a 1,33 è stato evidenziato nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, indice che il virus non solo non è sparito, ma sta circolando anche in maniera piuttosto veloce e per questo ancora una volta servono prudenza e responsabilità da parte di tutti. E a proposito della situazione contagi, sarebbero tutti negativi al Covid-19, cinque dipendenti dello stabilimento Playa Blanco di Fossacesia che vedete ora nelle immagini. A renderlo noto è il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Rientra quindi l'allarme dei giorni scorsi, dopo che cinque lavoratori erano risultati positivi al tampone effettuato da una struttura privata. L'esame della ASL, elaborato dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, ha però dato esito opposto, tutti negativi. La titolare dell'attività, che aveva deciso l'immediata chiusura in via precauzionale, si è sottoposta anche al test epidemiologico, di cui si attendono i risultati nelle prossime ore. E quindi lo abbiamo sentito, il virus circola ancora sul nostro territorio, la questione del coronavirus continua a imperversare in Abruzzo e in Italia e per questo è arrivata una nuova ordinanza, un nuovo decreto ministeriale che aggiunge ulteriori restrizioni per evitare il dilagarsi del contagio. Stop agli eventi estivi fino al 7 settembre. Il governo stacca la musica mentre i gestori dei locali e gli organizzatori accendono la polemica. Stretta anche sulle mascherine, è obbligatorio indossarla dalle 18 alle 6 del mattino. Termina qui l'estate 2020. Le feste di Ferragosto sono state una valvola di sfogo per quanto concerne la socialità e un sollievo per il portafogli di chi lavora nel terzo settore e che a causa delle restrizioni non aveva potuto mettere completamente a frutto questa stagione. Da ieri però, a seguito della videoconferenza con le regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una nuova ordinanza che di fatto pone fine agli eventi estivi. Stop alle danze, almeno fino al 7 di settembre, sia all'aperto che al chiuso. Che si organizzino in discoteca, nelle sale da ballo, nei bar, negli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere, nelle piazze o in altri locali aperti al pubblico. Nuova stretta anche sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Adesso è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, in tutti quei luoghi dove possa sussistere il rischio di assembramenti, seppur siano spontanei e occasionali. Mascherina a coprire naso e bocca, quindi, mentre si infila davanti a un esercizio commerciale, mentre si passeggia sul lungomare,
Mario ci si rilassa in piazza mentre si fanno le cosiddette vasche lungo il corso o si partecipa a un evento con pubblico. La particolarità però è che l'obbligo permane solo di notte, dalle 18 alle 6 del mattino, e la specificità degli orari ha già suscitato l'ironia dei social e le perplessità di alcuni esperti. Il virus non è un fornaio che lavora solo di notte, fanno notare alcuni. Ipse dixit però, e nell'ordinanza ministeriale è esplicitato che non sono ammesse deroghe mediante ordinanze regionali. Le nuove regole insomma valgono per tutto il territorio italiano e le regioni dovranno solamente applicarle senza alcuna modifica. L'Abruzzo ha chiesto di limitare i divieti, ma non potrà far altro che accodarsi alla strategia del governo nazionale, che ora corre ai ripari dopo il preoccupante innalzamento del numero dei contagi, a testimonianza di quanto l'emergenza coronavirus sia ben lungi dall'essere solo un brutto ricordo. L'ordinanza però di certo non ha raccolto consenso unanime, insorgono in primis i gestori dei locali e gli organizzatori di eventi. Con lo stop si rischia di mandare in fumo 4 miliardi, fanno sapere gli operatori della Movida, che ritengono di essere solo dei capri espiatori, mentre gli assembramenti potrebbero ancora verificarsi sulle spiagge, in altri tipi di locali o nel corso di eventi auto-organizzati proprio per supplire alla mancanza di discoteche simili. Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso, ha dichiarato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso della riunione coi governatori. Ma non vedo alternative, faremo il possibile, ha aggiunto il ministro, per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto agosto. Top agli eventi estivi, allora l'abbiamo sentito, fino al 7 di settembre non si potranno più organizzare, e in vigore da oggi l'ordinanza del Ministro della Salute e Speranza. Allora, per fare il punto sulla situazione Movida, andiamo in diretta a Pescara da Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Antonio Dintino. Pronto, forse non ci sentono, abbiamo un problema audio con la diretta. Paolo, ci senti? In diretta da Pescara per fare il punto sulla Movida dopo che l'emissione del decreto legislativo agosto, che appunto blocca gli eventi estivi fino al 7 di settembre. C'è un problema allora con la diretta, lo abbiamo visto, c'è un problema audio, aspettiamo allora di poterci ricollegare per affrontare questa importante questione. Nel frattempo però continuiamo con un altro settore fortemente danneggiato dalle chiusure, dalle restrizioni obbligatorie per evitare il dilagarsi del virus. Parliamo di quello dei pescatori. Da oggi infatti inizia il fermo biologico per le marinerie abruzzesi, si tornerà in mare a metà settembre, una decisione che dopo il lockdown di marzo-aprile ha suscitato diverse polemiche. Nel mirino della marineria le scelte della politica nazionale, vediamo perché. Il 25% delle imprese del territorio rischia di scomparire a causa della crisi da Covid-19. E questo quello che afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli. Da settembre in poi saranno mesi cruciali per chi fa impresa, visto che da lì in avanti si avranno di fronte degli appuntamenti cruciali come scadenze fiscali ed inoltre riprenderanno i pagamenti delle rate dei mutui e finanziamenti. Giangiulli, membro del Comitato Tecnico Scientifico della nostra regione, rilancia le proposte avanzate nell'ambito dell'organismo istituito proprio per contribuire alla ripresa dell'economia locale. Sul fronte del credito esiste un gap significativo tra domanda e offerta del credito. In questa fase di grave crisi la Regione Abruzzo ha promosso diverse iniziative volte a favorire l'accesso alla liquidità alle imprese in crisi, tra cui garanzie per il sostegno del capitale circolante, per il sostegno della moratoria dei debiti alle imprese, per la concessione dei prestiti a medio e lungo termine o fondo perduto, oltre alla concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse e dei contributi a fondo perduto per imprese operanti negli esercizi turistici, artigianali, commerciali, industriali e ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività nel periodo marzo-aprile 2020. L'appello viene rivolto soprattutto alle istituzioni, da quelle nazionali a quelle locali, i quali sappiano accompagnare la ripresa a favore delle imprese, altrimenti si rischia di raggiungere il punto di non ritorno e sarebbe come vanificare lo sforzo fatto da artigiani e piccole imprese, cuore pulsante dell'economia abruzzese durante il lockdown. Fondamentale a questo punto però, conclude Giangiulli, è la digitalizzazione, che consentirebbe una riduzione dei costi, una maggiore efficienza e garantirebbe la possibilità di affacciarsi su nuovi mercati prima inesplorati.
Dovremmo aver risolto adesso la questione, i problemi tecnici che avevamo avuto prima. Possiamo andare allora in diretta a Pescara da Paolo Renzetti per fare il punto sulla movida dopo questo nuovo stop imposto dal governo. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Giuseppe, un buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Fa caldo, è normale che sia così, siamo al 17 di agosto, tecnologie che sono messe a dura prova anche da queste temperature subtropicali, è il caso di dire. Allora parliamo di movida, di quello che cambia da oggi per quanto riguarda le discoteche, i locali all'aperto da ballo sulla nostra riviera. Lo facciamo con un addetto ai lavori, Claudio Corna, chi non lo conosce, DJ famosissimo in tutta Italia, abruzzese, che è anche rappresentante soprattutto del SILS, Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo. Allora Claudio, vogliamo un attimo spiegare ai nostri telespettatori da oggi cosa cambia, perché si è parlato di questo DPCM del Ministro della Salute, e cambia qualcosa, non si può più ballare nei locali al chiuso e all'aperto, e ovviamente tutto questo perché i contagi stanno risalendo. C'è però anche un po' di confusione, vogliamo fare un po' di chiarezza. Allora intanto buon pomeriggio a tutti, niente, cambia tantissimo rispetto a ieri, perché intanto i locali al chiuso già erano vietati, quindi dal precedente DPCM, quindi già erano stati chiusi. Per quanto riguarda le discoteche, i locali da ballo all'aperto, da oggi, dal 17 agosto, non si può più esercitare la funzione del ballo, quindi diciamo che torniamo indietro al mese di giugno, quando, se non erro, a metà giugno, diedero la possibilità di mettere soltanto nei locali un po' di musica ad ascolto, ad accompagnare una cena, un aperitivo, quello che sia. Però come è successo in precedenza, anche questa volta c'è tanta confusione, perché è uscita un'ordinanza che non fa capire bene cosa si può fare, cosa non si può fare, e poi un'ordinanza fatta in fretta e furia la notte di Ferragosto, e tanta confusione. Noi come... Io in primis come rappresentante per tutti i lavoratori che lavorano nel mondo della notte, dell'entertainment, purtroppo ci troviamo per la seconda volta dopo il lockdown a essere fermi. Ci mancherebbe, io sono il primo a dire che le regole vanno rispettate, il distanziamento, dove non c'è distanziamento la mascherina, tutto. Però la realtà è quella, è che noi, tanti lavoratori, DJ, vocalist, camerieri, sicurezza, anche gli imprenditori che hanno i locali, si trovano a essere fermi nel pieno della stagione, quindi a metà di agosto, con investimenti fatti e utili non rientrati, perché il grave poi è quello. E quindi cioè, regna una confusione con questa ordinanza, e purtroppo devo constatare che per l'ennesima volta il nostro settore, il settore della notte, il settore dell'intrattenimento, delle discoteche, viene preso come capro espiatorio, viene demonizzato, perché al primo campanello d'allarme il primo settore che viene falcidiato è il nostro, è la realtà. Però sappiamo bene che le regole, ripeto, vanno rispettate, però c'è anche da dire che queste regole spesso e volentieri purtroppo non vengono rispettate anche in tanti altri settori. Quindi invitiamo anche oggi tutte le persone in ogni dove a rispettare le regole fondamentali del distanziamento e della mascherina. Molti dicono che però questa decisione era una decisione che andava presa, molti altri dicono che invece probabilmente è stata una decisione troppo penalizzante nei confronti dei locali all'aperto. Guarda Paolo, io ho un po' una mia personalissima opinione, sicuramente è davanti agli occhi di tutti che i contagi rispetto a un mese e mezzo fa, sono lievemente risaliti, in maniera lieve ma costante. Il discorso è questo, da quando si è sbloccato il ballo, quindi da metà luglio, da un mese a questa parte, c'è stato un grande afflusso delle discoteche, in tutta Italia c'è stato un grande afflusso. Se veramente fossero le discoteche il problema principale di questi contagi, noi non avremmo in Abruzzo
10-15 contagi al giorno, o in tutta Italia 300 contagi al giorno su tutto il territorio italiano. Se andiamo a contare quanta gente ha frequentato le discoteche nell'ultimo mese e mezzo, se fosse veramente la discoteca il problema principale, viaggeremmo a media di 1000 contagi a settimana. Però questo, i numeri sono quelli. Però questo è anche un provvedimento che serve per diciamo, far sì che le cose non possano peggiorare. Ma guarda Paolo, noi siamo i primi. In ottica di prevenzione. Certo, ma noi siamo i primi a dire che la salute è prima di tutto. Siamo i primi a dirlo e a sottolinearlo, che la salute prima di tutto è la cosa più importante di tutto. Quindi prima viene la salute e poi viene tutto il resto. Si dice sempre, ma è la verità. Però, ripeto, non demonizziamo solo il nostro settore, perché la salute ci deve essere in discoteca, ci deve essere in spiaggia, ci deve essere sui treni, sugli autobus. Cioè, andiamo a vedere veramente la situazione qual è al di là della discoteca. Ci mancherebbe. In discoteca tante volte le regole, abbiamo visto i filmati, non sono state rispettate, ma abbiamo visto fotografie e filmati di cosa è successo in spiaggia la settimana di Ferragosto, la situazione dei treni regionali, degli autobus locali. Cioè, la situazione è un po' fuori controllo, è stata un po' fuori controllo un po' da tutte le parti. E io sinceramente, da rappresentante, ma anche da lavoratore, ormai da 25 anni che sto in questo mondo, sinceramente mi dispiace constatare che il demone siamo sempre noi, Paolo. Claudio, prima di far intervenire anche Giuseppe Dintino da studio per una domanda, io volevo chiederti questo. L'estate è nella parte centrale ma anche conclusiva, possiamo dire un'estate particolare, però siamo già dopo Ferragosto, a fine agosto, i primi di settembre moltissimi torneranno a lavorare. In previsione dell'autunno, dell'inverno, state già pensando a qualcosa? Perché l'estate sì, tu parlavi di locali all'aperto, balli negli stabilimenti e tutto questo, ma in autunno, in inverno che cosa succederà? Ma allora, intanto, questa ordinanza è fino al 7 di settembre. Le previsioni meteo ci aiutano, nel senso che si prevede un'estate molto lunga rispetto alla media, si prevede un settembre molto caldo. Noi quello che ci auspichiamo, speriamo, è che comunque da oggi al 7 settembre, il giorno in cui finirà questa ordinanza, le cose andranno a migliorarsi sotto l'aspetto dei contagi. Spero che ci sia un calo e si torni a quello che era qualche settimana fa, e poi se l'estate si allunga speriamo di continuare a far divertire la gente all'aperto, visto che comunque se il clima ci aiuta. Per quanto riguarda la stagione invernale, ecco Paolo, torno un po' all'inizio. Per quanto riguarda la stagione invernale c'è tanta confusione. Perché? Perché nella stagione invernale si lavora in locali al chiuso. I locali al chiuso attualmente sono vietati. Il DPCM che regola i locali al chiuso è quello precedente a questo. Quindi ci vorrebbe un altro DPCM, e quindi è una domanda a cui io sinceramente una domanda a cui non riesco a risponderti, perché non so quello che succede l'8 di settembre, figurati che cosa potrà succedere quest'inverno. Io spero che dall'8 di settembre possiamo ricominciare a lavorare come sappiamo fare, sperando che l'inverno sia un inverno tranquillo, altrimenti non so cosa dirti. Speriamo che sia così. Giuseppe, prima di chiudere, una considerazione da studio per te con Claudio Corna. Sì Paolo, volevo approfittare la presenza del tuo ospite per avere magari qualche dato, visto che ha sicuramente più contezza della situazione, perché mi corregga se sbaglio, al seguito della riapertura, dopo il lockdown, al via agli eventi, già non tutte le attività avevano riaperto i battenti e non tutti gli eventi che erano saltati sono stati recuperati. Una stagione estiva che è partita già in ritardo per l'emergenza coronavirus e che adesso forse termina in anticipo, forse no, perché poi diceva che si prevede un'estate più lunga e magari qualche evento estivo potrà slittare, ce lo auguriamo, a settembre o più in là. Qual è il danno economico, se si può fare una stima, per quanto riguarda questo settore in Abruzzo?
Ma guarda, allora la stagione estiva notoriamente inizia dal mese di giugno, quindi tieni conto che abbiamo perso nella prima parte un mese e mezzo di lavoro. Adesso con questo altro blocco abbiamo perso altri 20-25 giorni, quindi diciamo che c'è stata una perdita del 50-60% del lavoro e anche del giro d'affari. È una perdita per quanto riguarda il nostro settore che d'estate fa i numeri migliori, d'estate fa i numeri più grandi, è una perdita enorme. Solo a pensare che in Italia, io ti parlo a livello nazionale, ci sono più di 100.000 occupati in questo settore, c'è un giro d'affari di 90 miliardi, puoi capire che quando vai a perdere il 50%, il 60% di questo movimento, capisci bene che la perdita è un'enormità. Quindi speriamo veramente che da tutte le parti, in tutti i settori, in ogni dove, le regole vengano rispettate sempre di più, perché rispettando le regole da tutte le parti, sottolineo, si può ricominciare a lavorare, si può ricominciare una vita normale e si può ricominciare anche a dare l'impulso positivo all'economia che attualmente purtroppo è a livelli straminimi. Grazie, grazie a Claudio Corna, DJ e rappresentante del SILS, Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo di Abruzzo e Molise. Speriamo che soprattutto non ci sia la risalita dei contagi nel nostro paese. Grazie ancora per aver accettato il nostro contributo. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie per questo intervento da Pescara sulla situazione movida. Ricordiamo quindi fino al 7 settembre stop agli eventi e vedremo se ci sarà poi occasione di recuperarli. Speriamo di sì, ovviamente dipenderà dall'andamento della situazione sanitaria. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Prima di questo collegamento avevo annunciato la questione del fermo biologico che riguarda le marinerie abruzzesi. Invece per un disguido tecnico abbiamo mandato in onda comunque un altro servizio che riguarda la ricaduta economica sulle imprese abruzzesi a seguito di questa emergenza, che è ben lungi dall'essere solo un brutto ricordo. Abbiamo prima parlato nel servizio di Confartigianato, che lancia appunto l'allarme che il 25% delle imprese, un quarto delle imprese, potrebbe chiudere definitivamente i battenti. Ma andiamo adesso ad approfondire la questione del fermo biologico, perché anche i pescatori sono sul piede di guerra, che dopo il periodo di lockdown sono costretti nuovamente allo stop. Vediamo. Ci sono state delle polemiche perché molti non erano d'accordo su questo fermo. Qual è la situazione? Siamo stati costretti dalle autorità marittime, quindi giudiziarie, a fermarci. Abbiamo consegnato tutti i documenti, la vicenda la conoscete tutti. Dopo il Covid noi avevamo fatto delle richieste giustamente per noi che ci dovevano accettare per quanto riguarda di saltare il fermo biologico, perché dopo quasi 3 mesi di inattività rifermare un'altra volta le attività e senza sapere quale sarà quest'autunno, mi auguro che vada tutto bene, ma da come si vocifera che sarà un'altra ondata, quindi sarà un altro problema per tutte le attività. Ci troviamo tutti quanti in una situazione purtroppo arrabbiati, per non essere volgare, perché non hanno accolto le nostre richieste, i nostri sacrifici per quanto riguarda il lockdown, che siamo stati fermi, abbiamo mantenuto tutta la categoria ferma, abbiamo rispettato le norme, siamo stati persone che abbiamo pensato alle famiglie, pensato alle strutture sanitarie. Abbiamo poi, come sapete, avuto purtroppo la perdita di un nostro caro amico Mimmo Grosso, tra intubati, e dopo tutto questo ci troviamo in una situazione veramente terribile, perché i marittimi riprenderanno lo stipendio a ottobre. A noi ci dicono sempre va bene, abbiamo fatto gli aiuti, ma non si vive di aiuti, si vive di lavoro. Il fermo non lo riformano, perché questi veramente sono una massa di incapaci, perché il fermo si deve riformare. Dopo 30 anni è giusto che questa categoria inizia pure a risollevarsi un pochino con delle riforme, ma le riforme le dovremmo fare assieme a un tavolo con chi va a lavorare, basta con le associazioni di categoria, i sindacati. I grillini che dovevano tanto rompere questo muro, questa
questa cosa dello Stato, i dirigenti, è venuto il sottosegretario, si è fatta la passeggiatina istituzionale e non ha concluso niente. Il ministro, con tutto il rispetto che è una donna, si è lavata le mani, non capisce che cos'è la pesca, perché poi la verità è questa, e ci troviamo in questa situazione qua. L'altro problema è che perdiamo i mercati, perché ovviamente verremo invasi dai mercati stranieri, il Tirreno lavora, io voglio capire questa riforma quando lo faranno, perché deve fermarsi sempre l'Adriatico e il Tirreno dopo, si potrebbe fare una volta uno, una volta un altro. La realtà è chi sta sul territorio e lavora può dare una mano a far capire giustamente se è un biologo, se è un politico, a far capire i problemi che ci sono e assieme potremmo risolvere questi problemi. Proseguiamo con la politica, nuove adesioni al progetto di Paolo De Cesare, candidato sindaco alla poltrona del Consiglio Comunale di Chieti, che punta sempre più al rinnovamento nel segno di un forte radicamento sul territorio. Al fianco di De Cesare scende ora in campo il maestro Michele Di Toro. Oggi presentiamo un'altra candidatura autorevole nel suo ambito ed è quella del maestro Michele Di Toro, persona di grandissima caratura nell'ambito della musica e della cultura, una persona che non aveva mai pensato di dedicarsi alla politica, invece ha aderito per la stima nel progetto e per la mia persona a questa compagine, a questa coalizione. Io per questo ne sono davvero onorato e lusingato e lo ringrazio di cuore. Si avvicina l'appuntamento del 27. Vede tanto entusiasmo attorno alla sua persona? Sì, molto entusiasmo, ma soprattutto anche tanta concretezza, non solo nel mettere in campo un rinnovamento, ed il maestro Di Toro ne è un'altra prova, ma soprattutto competenza. Così come abbiamo presentato oggi con il maestro Di Toro un nuovo punto del nostro programma importante, che è quello di ripristinare, ampliandola e migliorandola, la storica settimana mozartiana che ormai per colpa di questa amministrazione uscente, che è ricandidata tutta tra le liste del candidato Di Stefano e del candidato Di Orio, vogliamo ripristinare appunto la settimana mozartiana, che era un fiore all'occhiello della città e portava tantissime migliaia di persone anche da fuori città. Ho grande stima per Paolo, quando mi ha un po' contattato per sapere cosa ne pensassi, io che non ho avuto appunto nessuna esperienza passata nella politica, perché mi sono dedicato alla mia crescita professionale e artistica, ho subito abbracciato un po' le sue idee e questo suo entusiasmo e soprattutto questa sua serietà nel portare avanti appunto un programma che a me pare molto importante. Quindi quando scelgo di scendere in campo in qualsiasi cosa che faccio, lo faccio sempre con grande convinzione, con pari entusiasmo. Spero di poter dare di lasciare un bellissimo segno in questa città che mi ama, ma che anch'io amo. Si è insediato nei giorni scorsi al commissariato di Sulmona il commissario capo Antonio Scialdone, nuovo dirigente della Polizia di Stato. Conosciamolo. Vicequestore, lei ha preso il comando del commissariato di Sulmona e quindi ha un occhio di controllo su quello che è il territorio della Valle Peligna nel mese di maggio scorso, quindi effettivamente nel vivo anche dell'emergenza connessa al coronavirus. Che tipo di territorio ha trovato? Beh, non è stato facile, insomma, innanzitutto per questioni logistiche private, se mi consentite, un trasloco fatto il 18 maggio in pieno lockdown o almeno con la prima concessione, di libertà ai cittadini di circolazione dopo il lockdown. Sicuramente ho trovato un territorio, molto molto provato dal lungo periodo di chiusura e anche, anche una certa frustrazione da parte della gioventù che si è percepita nel primeriggio o nelle prime problematiche della movida del sabato sera. La polizia, assieme alle altre forze dell'ordine, ha applicato ovviamente sul territorio un controllo veramente al millimetro, quindi controllando tutto attraverso l'applicazione delle norme, delle regole anticontagio, però l'ultima notizia è quella di un focolaio vivo comunque proprio a Sulmona, conta 7 casi a Sulmona ma 11 poi nella Valle Peligna. Che significa questo? Beh, cominciamo dalle origini. Le origini sono state molto molto intense. Posso ricordare le ordinanze del signor questore di L'Aquila che ci ha imposto un serrato, noi preferiamo dire una serrata tutela della movida piuttosto che un controllo, per dire che comunque vi è un diritto dei cittadini anche a svagare
ritirarsi. Sembrava essere andato tutto bene e ritengo tuttora sia andato tutto bene. Diciamo i cittadini della Valle Peligna, ma anche dell'Alto Sangro, visto che abbiamo competenza anche sull'Alto Sangro, sono stati esemplari nell'applicazione delle norme anticontagio. Le forze di polizia non si sono tirate indietro, sono state numerosissime le sanzioni sia ad esercizi commerciali che a privati cittadini per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Posso rassicurare tutti i nostri telespettatori che si è trattato di un fenomeno circoscritto, che è circoscritto ad una determinata fenomenologia di contagio, ad un focolaio ben individuato. E se posso utilizzare questo spazio anche per lanciare un messaggio, facciamo ancora un piccolissimo sforzo, perché combattere il coronavirus non è una gara di velocità, non sono i 100 metri ma è una maratona, e mollare tutto all'ultimo chilometro sarebbe da sciocchi. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, a pochi giorni di distanza dalla salvezza centrata per un pelo ai calci di rigore a Perugia. C'è ancora entusiasmo per l'obiettivo e il pericolo scampato, ma da oggi la società è già al lavoro per pianificare il prossimo anno sportivo. Il primo tassello è quello dell'allenatore Andrea Sottil. Dopo aver conquistato la salvezza, ha buone chance di permanenza, e ai nostri microfoni nell'immediato dopogara ha dichiarato che sarebbe molto contento di proseguire il suo lavoro sulla panchina del Pescara. Ascoltiamolo. Andrea Sottil si aspetta la conferma dopo aver salvato il Pescara. Ma intanto mi hanno chiamato per salvare la squadra, pensavo di soffrire un po' meno, ma sono contento che è arrivata, secondo me anche in modo meritato, e mi dispiace per il Perugia perché comunque è una grande realtà, però secondo me la doppia sfida, noi sul campo abbiamo detto che abbiamo fatto di più secondo me, questo è il mio parere tecnico, e, ma mi auguro di, per me sarebbe una grande cosa continuare questo lavoro. E... non lo possiamo dire, c'era un patto, c'era un accordo che in caso di salvezza si sarebbe discussa la conferma, possiamo dire qualcosa a questo punto, visto che c'è la salvezza in cassaforte? C'era una parola, nel senso che poi però il Presidente giustamente fa le sue considerazioni. Io tanto sono contento e ringrazio la proprietà, ringrazio il Presidente, ringrazio Giorgio Repetto, Antonio Bocchetti che mi hanno scelto. Il Presidente mi ha sempre fatto dal primo giorno sentire la sua fiducia, come Repetto, come Bocchetti. I ragazzi anche mi hanno seguito, li ringrazio perché sono loro i veri protagonisti di questa salvezza e mantenimento della categoria. Ci eravamo detti che a fine salvezza ci saremmo seduti. Io sono a disposizione e ripeto, sarebbe incontento di continuare. Secondo noi e i miei collaboratori la squadra era abbastanza in deficit di intensità e di condizione fisica, ma più che altro di intensità, quindi non era semplice andare avanti, scalare avanti, quindi abbiamo dovuto gestire, però grazie anche al mio staff, li ringrazio, siamo stati lì molto, molto metodici e abbiamo cercato di mettere dentro quello che si poteva mettere senza fare danni, perché poi rischi magari di fare troppo, no? E quindi magari poi si ferma, qualcuno l'abbiamo perso, però è il rischio del mestiere. E tanto lavoro sulla testa, è una cosa che io ritengo fondamentale. Alle volte spesso si dimentica la mente, ma la mente va allenata. Questi ragazzi, io ho sempre detto, per me sono degli ottimi calciatori, glielo ho sempre detto dal primo giorno. Abbiamo fatto un gran lavoro anche sulla mente, sulla convinzione, e loro l'hanno dimostrato in queste ultime due partite. E termina qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto potete rivederli se volete sul nostro canale YouTube, sul sito www.tv6.it. L'informazione torna questa sera alle 19:00, grazie e buon pomeriggio.